Finisce 2-2 tra Terranova Traiana e Città di Castello sugli scudi l'ultimo arrivato in casa Valdarnese, ovvero Vezzi, autore di una doppietta che va ad impattare per due volte il vantaggio ospite temporaneo. In effetti la cronaca si apre proprio con la marcatura di Doratiotto che sul filo del fuorigioco fulmina la retroguardia dei padroni di casa e beffa anche Scarpelli sul primo palo. Prima risposta timida del Terranova, Nannelli attento sul diagonale di Massai, la squadra però allenata da Calori insiste sul cross di Sacconi, Petrioli sfiora al pari di prima intenzione. Poco dopo la mezz'ora sbaglia l'uscita Scarpelli su Calderini, il rimpallo favorisce l'attaccante, l'estremo difensore rimedia nel contrasto a rischio penalty. Da parte opposta invece il fallo di Brunetti nella propria area porta proprio al rigore che Vezzi trasforma nonostante l'intuizione di Nannelli ed è 1-1. Sul destro, nel recupero di Meucci, finisce il primo tempo. Nella ripresa Scarpelli neutralizza la punizione pretenziosa di Brunetti da distanza siderale. Poi il contatto con Doratiotto lo vede colpevole del fallo del secondo rigore di giornata. Calderini mette dentro due volte, visto che al primo tentativo la marcatura è annullata per ingresso in area di più di un dipendente. A 5 minuti dalla fine, però, Petrioli pesca in area Vezzi per l'incornata vincente del definitivo 2-2. Un punto a testa.